Benvenuti qui a Villa Faina, conosciuta ancora di più come Villa Murelli. E questa villa di proprietà appunto dei Conti Faina lo è a partire dai primi dell'Ottocento, quando il conte Zeffirino Faina l'acquista da Carlo Bruschi. A quel punto comincia tutta un'opera di restauro di questa villa, del parco e del giardino. Siamo non lontani da San Pietro e dal monastero, dal frontone, e questo ci ricorderà e servirà come punto di collegamento importante per alcuni episodi fondamentali proprio della personalità di Zeffirino Faina. Vedremo come la villa che noi visiteremo e poi il parco riflettono lo spirito di un uomo, possiamo dire, un po' a tutto tondo. Ho detto siamo non lontani dalla zona del frontone del monastero, quindi di San Pietro, e siamo in vista naturalmente della Valle Umbra, quindi naturalmente il Monte Subasio con Assisi, una zona amena. Ecco perché probabilmente questa zona venne scelta proprio come luogo per aiutare, appoggiare e quindi anche seguire, rendere, diciamo, più gradevole la malattia della moglie. La moglie si chiamava Francesca Baldini. Francesca Baldini si sposò che aveva praticamente 18 anni, siamo nel 1949. Lei si sposò, quindi giovanissima, ebbe naturalmente una bambina, Elvira, ma pochissimi, un mese dopo la nascita di questa bambina, Francesca si ammalò gravemente, tanto gravemente che di lì a poco appunto Francesca morì, lasciando solo Zeffirino con la figlia e naturalmente la madre della sposa che appunto era morta. La villa di per sé stessa già esisteva. Questo edificio, che secondo una tradizione non confermata, era stato addirittura realizzato su un disegno fatto da Urbano VIII Barberini mentre frequentava lo Studium Perugino. La cappellina di per sé venne realizzata come ex voto. All'interno avete delle vetrate con immagine di Maria e del Gesù, con il Sacro Cuore di Gesù, che sono della famosa vetreria Moretti. Il Polittico del Cristofani, di chiara imitazione, visto che siamo nel periodo e del Pinturicchio e della pittura umbra precedente a Raffaello. E questa è una corte, possiamo immaginare, un po' quasi produttiva, perché qui c'era l'orangerie e qui cominciavano praticamente le strutture delle serre. Questa chiaramente era una delle fontane che avete poi visto riprodotte nelle fotografie della bacheca. Dovete immaginarla appunto piena d'acqua, intorno naturalmente questi busti antichi che celebrano l'aspetto di una cultura che sì, era una cultura, lui si era laureato in giurisprudenza, ma proprio all'interno del Collegio della Sapienza Nuova l'uomo si formava nelle varie discipline e quindi l'aspetto delle discipline classiche era un aspetto fondamentale. Un piccolo omaggio attraverso questi busti, ad esempio lì vedete Apollo, sicuramente ritratto di due filosofi con la lunga barba che ornano tutta la parte intorno alla fontana. La villa chiaramente che voi vedete non è più quella di Zeffirino, in parte è stata alterata, ingrandita, però tenete conto che in parte si riescono ancora a vedere tracce di affreschi che riproduceva una sorta di balaustra.
Per quanto riguarda invece il discorso del parco, ecco, lasciata la villa, chiaramente c'è il parco che era connesso quindi a passeggiate, possiamo dire di piacere e quindi di ricreazione. Se voi ci fate caso, qui ci sono tutta una serie di canalette. Queste canalette erano state ideate dal Zeffirino Faina per l'approvvigionamento d'acqua al laghetto. Quindi l'acqua praticamente piovana si raccoglieva e poi defluiva nel laghetto, che oggi chiaramente è a secco visto la carenza di acqua di questi anni. Come arrivava l'acqua e alla serra e anche ai giardini? I romani usavano questa sorta di castelli per mascherare delle cisterne che servivano a raccogliere l'acqua che proveniva da varie parti, in modo tale anche che questo castello acque, che era piuttosto alto, permettesse di avere quella pressione necessaria per poi ridistribuire l'acqua. Siamo arrivati infine a questo laghetto che riproduceva quello che poteva essere un ambiente naturale, quasi un bosco spontaneo, con questi viali, gli anfratti, quindi l'idea di creare questa grotta con queste sorta di rocce doveva dare l'effetto di una grotta naturale.